Bentrovati, un'altra puntata di Mediarte, pillole di cultura, un concentrato di eventi sempre su questa emittente. Ricordiamo, lo voglio sempre ricordare, Sicilia 242, copertura nazionale sul digitale terrestre. Basta cliccare 242 e vi collegate con il nostro palinsesto. Oggi si parla di sport. Noi spaziamo dall'arte, cultura, spettacolo, cinema, ma anche sport. Quando lo sport tocca vari punti, è un campionato, è un evento sicuramente internazionale che sarà seguito da moltissimi appassionati. Terzo festival alle pendici dell'Etna Meeting International 2024 Catania, atletica leggera Under EMA Permit. Ma prima di presentarvi i miei due ospiti per entrare nel vivo di questo evento sportivo, sentiamo la sigla e poi vi dirò chi siamo qui con noi a condurre questo programma. Bene, ritorniamo in studio dopo la sigla, bella sta sigla perché ci fa entrare in un mondo sicuramente onirico, bello, appassionante. Noi trattiamo diversi argomenti come l'arte, la cultura, lo spettacolo, il cinema, ma oggi mi fa piacere che parliamo di sport, mens sana in corpore sano. Bene, terzo festival alle pendici dell'Etna, quindi parliamo del territorio nostro, Meeting International 2024 Catania. Atletica leggera Under EMA Permit. I miei due ospiti, andremo a parlare, focalizzare questo argomento, è il presidente della SD Goal and Brain, Giorgio Belluomo, e il referente Master FIDAL Sicilia, Gianfranco Belluomo. Bentrovati, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Grazie a voi, Vi grazie. unisce un amore per lo sport, per l'atletica, per lo sport in genere? Sì, per lo sport in genere, sì. Fin da ragazzino ho fatto attività sportiva. L'atletica leggera io Che tu particolarmente, ancora che gareggi. attualmente in effetti faccio l'atleta master, quindi finché ho la forza continuo a fare eventi nazionali e internazionali, competere con i miei coetanei, giovani coetanei. Atletica Master, cosa vuol dire? L'atletica master non è altro che gli atleti che sono over 35, dai 35 anni fino ai 100 Bisogna e fare più. sempre sport, Sempre quello. sport, perché lo sport, a parte che aggrega, ma lo sport è salute ed è importante mantenersi sempre in forma. E a Giorgio l'hai coinvolto tu? Giorgio, sei stato coinvolto dal Ho papà? provato a coinvolgermi nell'atletica, però come ben dice l'atletica è ovviamente una passione anche per me, vederla, assistere, organizzare subito dopo, aiutarlo a organizzare eventi, però ci vuole tanta testa. Ce l'ha sta testa sto Diciamo ragazzo? Ce l'ha? che Parlava col papà. da giovane Lui ha scelto ho preferito un altro sport, uno sport di squadra, il il basket. basket. Da quando sono piccolo pratico basket, continuo a farlo, non troppo alto il livello, però comunque non lascio mai lo sport. L'atletica è tutta un'altra cosa, è uno sport di squadra con uno sport individuale, di conseguenza. Però a livello alto sicuramente c'è, specialmente per questo evento sportivo a Catania. Il campo scuola di Picanello è stato rivalorizzato dal comune, grazie anche a questo evento. Sì, il campo scuola nel 2023, anzi esattamente sì, nel 2023 è stato restaurato grazie all'attività e al comune che è riuscito a ottenere diciamo, un risultato veramente eccezionale, dandoci una struttura nuova e finalmente stiamo utilizzando e stiamo portando degli eventi importanti. Nella fattispecie è un evento che è stato ideato dalla Federazione Europea di Atletica Leggera Master stiamo provando un'edizione zero di un circuito internazionale di gare su pista che coinvolge appunto le varie nazioni d'Europa. E questa edizione zero è composta da cinque
diciamo, manifestazioni, tutte in diverse nazioni europee. In Albania, in Italia, in Portogallo, in Inghilterra e in Svizzera. Sono cinque appuntamenti e il secondo, il primo già è stato fatto in Albania, il secondo adesso spetta a Catania e l'EMA ha scelto l'Italia, quindi Catania, per fare questa edizione zero. Questa è una grande soddisfazione, sicuramente la scelta dell'Italia, ma soprattutto la scelta di Catania, che quindi viene puntualizzato, viene valorizzato questo nostro territorio. Sì, io nella qualità di referente regionale master, quindi consigliere regionale della FIDAL Sicilia, ho cercato di portare avanti diciamo, il concetto che anche gli atleti siciliani non per forza devono andare a gareggiare e spostarsi in Europa, Sì. ma a turno giocare in casa e quindi ecco perché abbiamo lottato e abbiamo ottenuto di fare delle manifestazioni internazionali anche nel nostro La territorio. SD Goal and Brain con la collaborazione tecnica dell'EMA, quindi European Master Athletics, e sotto l'occhio attento della FIDAL, ha organizzato questo evento. Terzo Festival Pendici dell'Etna, terzo festival. Sì, è Spieghiamo una un attimo. terza edizione una gara di gare su pista, sempre master over 35, organizzate dalla nostra società, alla terza edizione. E in occasione di questo evento abbiamo fatto inserire in questo circuito, chiamato appunto un circuito di edizione zero, per poter verificare e modellare per un successivo evento internazionale. Alle pendici dell'Etna, quindi ovviamente il nostro vulcano diventa protagonista ancora una volta. Assolutamente sì, il territorio è il protagonista, noi siamo fieri di poter partecipare all'organizzazione, essere i protagonisti dell'organizzazione di questo evento, anche perché già lo abbiamo fatto in passato, lo stiamo continuando a fare e noi cerchiamo di portare valore a questa terra che ha tanto da dare, può dare ancora tanto e siamo molto felici che delle persone anche fuori dalla Sicilia, fuori dall'Italia, conoscono questa terra in tutto e per tutto, non solo per il mare, per l'Etna, ma anche per lo sport, per la gente che c'è e ci vive. Certo, dobbiamo ringraziare un po' tutta la struttura attorno a te, c'è tutto uno staff che si muove in tal senso. Tu prima parlavi del comune, quindi l'assessore Certo, allo sport l'assessore allo Sergio sport Parisi, Sergio poi Parisi, c'è Enzo Enzo Falzone. Falzone che è stata una persona importantissima che ci è molto vicini, adatto a risolvere tante problematiche. D'altronde è vicepresidente del CONI ed è Il CONI è abbastanza sempre attivo, vicino a te, a sempre voi, vicino a tutte le assolutamente, attività a tutte le sportive. attività sportive. E poi c'è anche Giuseppe Massimino Cocuzza, presidente della FIDAL Catania, che ovviamente FIDAL vi dà un po' Catania, supporto. che è molto vicino e molto attento al nostro settore di atletica leggera, sia giovanile che master. Senti, quanti atleti arrivano in questi eventi che stiamo organizzando, in particolare questo? Particolare, sono circa 300 atleti gara, quindi in grosso modo 260 atleti. Che riusciranno a, diciamo, a cavalcare, come si suol dire, quest'evento internazionale per la prima volta, a Catania. Prego Andrea Crimi di far vedere anche un po' anche il campo scuola, no? Quindi Sì, dove dove ci si sarà, quindi svolgerà. si ha qualche foto ovviamente di questo campo scuola un po' rinnovato, ma anche una corsa che, ecco, questo è il campo scuola che stiamo vedendo, sono sei le corsie, tutto rinnovato, quindi pista straordinaria, no Sì, Gianfranco? una pista nuova di pacca, veramente, e man mano l'amministrazione comunale sta cercando di sempre di più migliorare, aggiungere sempre delle sistemazioni per poter renderlo ancora Certo, più fruibile. perché purtroppo, noi, ecco, qua abbiamo la gara, per esempio, 100 metri, no? Qua è Sì, una gara femminile, se non vado errato. giovani assoluti. Sì, documentiamola, parliamo un attimo di questa, questo è proprio il campo Il scuola campo scuola,
praticamente svolgeremo circa 12 discipline Sì. che vanno dai lanci ai salti, al mezzofondo e alla velocità. Questo sono i 100 metri, Questi sono i ovviamente, 100 sono i metri. 100 metri. E le staffette, ci saranno anche le Ci saranno staffette? pure le Sono staffette, straordinarie le addirittura la staffetta ci saranno, si sono iscritti anche delle staffette nazionali, quindi che rappresentano l'Italia. Ah, E quindi una bella questa invece è proprio la locandina dell'evento. dell'evento, sicuramente che è importante. Abbiamo un QR code dove ovviamente le persone si possono collegare e capire di cosa stiamo parlando. Ovviamente c'è l'Etna, cioè il Piazza Duomo e poi il Mare Il nostro Nostrum, mare. che la Sicilia diventa protagonista ancora una volta. E dobbiamo dire sempre grazie a voi che chiaramente la valorizzate anche in questo senso, perché portare 260-300 atleti, ovviamente da 300 non verranno mai da sole, quindi c'è tutto Tutto un un contorno. movimento straordinario Ma su. Catania, l'amministrazione soprattutto è attenta allo sport, infatti Catania accoglierà tantissimi in quest'anno altri eventi sportivi. Vedi il Trofeo Coni, che la nostra amministrazione, Enzo Falsone e l'assessore sono riusciti a portare al nostro territorio, quindi che porterà oltre 5.000 ragazzini che si contenteranno questa bella manifestazione e non solo, a noi particolarmente portiamo anche il Trofeo delle Regioni, un evento nazionale dove ogni regione d'Italia diciamo, si confronterà con delle squadre di atleti uomini e donne per vincere il titolo, diciamo, a livello regionale, Assieme, squadra. uomini e donne assieme, cioè questo No, ah, squadre uomini e squadra, squadre donne, ah, quindi saranno ok. il titolo di squadre femminili e quelle maschili. Senti, io vedevo qua, allora, le nazioni presenti a questo meeting che state organizzando è Gran Bretagna, Malta, Grecia, Austria, Turchia, Albania, Estonia e Italia. Italia, sì, ci sono sette nazioni partecipanti, non sono molti gli atleti per ogni nazione perché come edizione zero, diciamo, ancora si sta testando un po' come gestire il tutto, però possiamo considerarli soddisfatti per come è andata, per il numero di Senti, iscrizioni. io volevo fare un piccolo passaggio indietro. Eventi straordinari che avete fatto a Nicolosi e non solo. Li vuoi ricordare? Li volete ricordare per un attimo? E poi parliamo un po' del futuro, altri eventi L'anno sportivi. scorso i campionati italiani individuali master che sono stati svolti ad Acireale, abbiamo inaugurato la pista che è la terza pista, diciamo, d'Italia, a 8 corsie, omologata appunto in World Athletic, quindi praticamente veramente una pista che Ad hoc. può ospitare e quindi può organizzare eventi internazionali. Senti, invece c'è per il prossimo anno 2025 qualcos'altro che Un'altra è chicca che stiamo lavorando, particolare. ormai ci è stata affidata, siamo stati col sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, a Madeira, in un'isola in mezzo al Mediterraneo, portoghese, dove ci hanno consegnato la bandiera, diciamo, per la successiva manifestazione che faremo a Nicolosi. Si tratta di una manifestazione, un evento europeo, di una specialità che è la corsa in montagna, il trail e il vertical. Ho Quindi capito. sono una, diciamo, delle discipline abbastanza particolari e pensiamo di poter portare oltre 1.000 atleti, a parte gli accompagnatori. E francamente a Madeira le varie rappresentative nazionali sono state ben felici di accogliere il nostro invito, perché Straordinario, quindi. l'Etna, la nostra terra, veramente ben vista La in tutto nostra emittente vi l'Europa. sarà sicuramente vicino per questo evento e noi valorizziamo il nostro territorio, quindi guai se fosse il contrario, quindi meglio di questa occasione. Cioè. Invece col basket, sto ragazzo facciamo muovere in questo No, no, senso. ci E lui si muoviamo. sta muovendo, ha fatto tante. Anzi, parla lui perché Ci già è. muoviamo già da Sì. tanto, in realtà questa è abbiamo una società multisportiva, di conseguenza noi ci occupiamo non solo di atletica, ci occupiamo anche di basket.
qualcos'altro che già, ci abbiamo già anche in testa, però non diciamo nulla per adesso. Beh. Principalmente per il basket, io mi occupo dell'organizzazione di un torneo 3 contro 3 da 9 anni circa. Cresce di anno in anno, è un torneo ormai quasi diventato praticamente nazionale, a livello nazionale, perché è una categoria top, una delle più alte categorie in questo settore. Facciamo ogni anno, ogni estate, il torneo in Piazza Nettuno. L'anno scorso abbiamo fatto San Giovanni Calermo perché il comune stava ristrutturando Piazza Nettuno. Piazza Nettuno la conosciamo come Diciamo che per le persone che ci seguono oltre lo stretto, siamo su Sì, Catania, certo, ovviamente, sempre a su Catania, Catania, certo. sempre a Catania, in Piazza Nettuno, diciamo che è una piazza simbolo di Catania, la bandiera, chiamiamola così, perché c'è un campetto che si affaccia sul mare e alle spalle c'è Noi abbiamo l'Etna, questa quindi fortuna di avere i sì, campetti sul ci invidiano mare, tanto, ci siamo invidiano, e andati. noi facciamo sport fra il mare e la montagna. Pazienza, dobbiamo soffrire, tra virgolette, soffrire. Siamo inebriati tra mare Bene. e montagna, gli odori di Bene, mare e prego, montagna. quindi chiudiamo, prego Andrea di mandare la locandina dell'evento, lo vogliamo ricordare, e quindi terzo festival alle pendici dell'Etna, eccolo qua, Meeting International 2024 Catania, Atletica Leggera, Under EMA Permit, un grande evento che focalizzerà sicuramente gli appassionati di sport, tanti gli atleti, Gran Bretagna, Malta, Grecia, Austria, Turchia, Albania, Estonia, dulcis in fundo anche l'Italia, dico anche. Guai A se fosse maggioranza il l'Italia contrario. perché siamo in casa, no? Siamo in casa. E quindi gli atleti siciliani finalmente possono partecipare perché gli over 35 normalmente hanno famiglie, lavorano, quindi molte Certo. volte non è facile andare, poter spostare o sia per lavoro o per problemi di famiglia o per problemi anche economici perché chi ha una famiglia e quindi potersi permettere di fare un'esperienza internazionale a casa propria è una cosa Fantastico quello che hai fantastica. detto, è importante quello che hai detto. Bene, ringraziamo, salutiamo ovviamente tutte le persone che attorno a voi stanno lavorando e continuano a lavorare perché voi non vi fermate, bontà vostra. Salutiamo Giorgio Bellomo che è il presidente della SD Goal and Brain e Gianfranco Bellomo, referente Master FIDAL Sicilia. Grazie, in bocca al Grazie a te. lupo per l'evento che state organizzando e quello che organizzerete perché noi come emittente sono sicuro che vi seguiremo. Saremo accanto a voi per promuovere, per evidenziare ancora una volta lo sport in senso lato e nel nostro territorio. Bene, da Lucio Di Mauro è tutto, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Mediarte, arte, cultura e spettacolo, pillole di cultura, ci rivediamo sempre su Sicilia 242 e io chiudo dicendo provate a prenderci. Alla prossima.